con Giacomo Gaboardi, attaccante del Saluzzo. Come sono stati questi tuoi primi giorni con la maglia granata, visto che sei arrivato da poco? Sicuramente sono stati giorni subito intensi, come giusto che sia, che è una preparazione, però mi sono subito trovato bene sia con i giovani che molti li conoscevo già, che anche con i più vecchi che mi hanno subito accolto. E sono tornato, diciamo, più vicino a casa perché essendo di Ravello sono tornato di nuovo a casa e niente, è stato bello. E, insomma, la passata stagione hai fatto l'esperienza a Fossano. Quanto ti ha lasciato questa esperienza calcistica? Poi anche d'aiuto, no, per questa stagione? Certamente sono cresciuto, è stata un'annata positiva, perché anche come squadra eravamo messi bene, diciamo, eravamo primi e sicuramente ringrazio il Fossano perché appunto sono cresciuto. Allora, questa nuova avventura con il Saluzzo, nuova avventura che significa anche Serie D, che cosa ti aspetti, Giacomo, da questa nuova sfida calcistica, Ah, sportiva? io do tutto per cercare di giocarmi le mie chance. E sicuramente non è una categoria facile, però io do tutto e appunto spero anche che per la squadra di fare una buona annata. Hai già avuto modo di avere, insomma, di trovare un po' di feeling con i tuoi nuovi compagni? Che squadra è secondo te il Saluzzo e che campionato può fare? Ah, diciamo che noi appunto ci lottiamo ovviamente per rimanere in categoria e non ci saranno partite facili, nessuna dalla prima all'ultima, però dobbiamo cercare di rimanere sempre in pista per fare una buona annata. E poi chiudiamo da un attaccante giovane come te, no? Comunque sei un classe 2002, che cosa ti può lasciare una stagione di Serie D? Cerchiamo appunto di giocare tra i grandi e cercare di dare il meglio, ma più che per me anche per la squadra.